Caro giornalino, oggi è accaduta una cosa molto interessante. Sarà una nuova avventura per il commissario Maigret? Vedremo. Tutto è cominciato così. Deve venire. Oh, vattene, scarafolo. Poliziotto, ti prego. C'è qualcuno, l'ho visto. Oh, vattene proprio. Cosa succede qui? Niente, commissario, un bambino. Ho visto. Salve, signore. Ha bisogno di qualcosa? Dice a me. Sì, certo, a lei, signore. Possiamo fare qualcosa per aiutarla. C'è qualcuno, l'ho visto, che si aggira nel giardino del collegio. Cosa intende con qualcuno? Potrebbe trattarsi di un malintenzionato, di un giornalista, di un pedofilo. Lei saprebbe descrivermelo, l'ha visto? No, vede, è di sicuro un malintenzionato. Probabilmente è proprio un pedofilo. Però non potrei descriverlo, perché ho visto solo la sua ombra. Ma è un'ombra sospetta, zio Zanzara! Signori! Lei, signore, è sicuro che si tratti di un'ombra sospetta? Sì, sì, sì! Deve venire subito, subito! E sia, verrò. Tuttavia, bisognerà agire con discrezione per non destare sospetti. Perciò, se ne torni buonino buonino al suo collegio. Va bene. Ma, commissario, come si chiama lei? Io sono il commissario Maigret. E lei, se posso osare chiedere? Beh, io... Mi chiamano Gian Burrasca. Bene. Se ne torni al suo collegio. E qui lasci fare a me. Buongiorno, signora Maigret. Cosa la fa tanto ridere? Ma Ciccio, sembri un cretino fatto e finito. Che devo fare per non piangere, scusa? Immagino che avermi sorpreso con questa stravagante mise le sia sembrata il culmine della follia, entrando così dentro il mio studio privato senza bussare. Il tuo studio privato è la mia camera da letto. Le ricordo, se ben si ricorda, che abbiamo un accordo che stabilisce che dalle 6 antimeridiane alle 6 postmeridiane questa stanza è adibita a mio studio privato, firmato e controfirmato. Questo non vuol dire che devi andartene in giro per casa come un idiota per 12 ore al giorno, Cicciobello. Le chiedo di farmi la gentilezza di non chiamarmi Ciccio e tantomeno Cicciobello. E come ti devo chiamare?
commissario. Ma non si è mai vista una moglie chiamare commissario il marito? A meno che non stiano giocando a guardia e ladra. Ma con te certi giochini me li sogno. Signora Maigret, forse lei non riesce a capire che mi ha trovato così, con questa stravagante miss, perché già sto agendo da commissario. C'è un interessante caso per il quale dovrò fare delle approfondite indagini. E sa dove? Al manicomio. No, al collegio per bambini ricchi Pierpaolo Pierpaoli. Sa, in certi casi bisogna agire d'astuzia. Per questo ho escogitato questa stravagante miss. Chi mai si potrebbe immaginare che sta proprio nascosto dietro un bambino un celebre ispettore di polizia? È certo, se sono orbi nessuno. Vabbè, fa un po' come ti pare. Ma se poi ti ridono dietro, non venire a piangere da me, Ciccio Bello. La vedremo, signora Maigret. La vedremo. Sai, baby, che questo è il collegio dove io ho studiato da bambino? No, mi ha fatto schiacciare una formica! Scusa, tesoro! Di Pierpaoli si mangia riso e cavoli, ti spaccano il capello, ti bruciano il cervello, e se vuoi fare le domande ti lasciano in mutande. I bambini sono tutti dentro ovile. Sembrano pecorelle, no, Gertrude? Puletrini. Zitto, Pertica. Ma che ho fatto? Qualcosa. Qualcosa tu hai fatto, di sicuro. E se proprio tu l'hai fatto, qualcosa tu hai detto, di sicuro. E se proprio tu l'hai detto, qualcosa tu hai pensato, di sicuro. Ma questo è processo a intenzione. E difatti l'intenzione va regolata. Quando si fanno i soldi con i minorenni, questo si deve fare oggi come oggi. Regolare l'intenzione, se no ci fregano. E la frittata è fatta. E poi noi che si regola? La frittata? Ma Gertrude, cara, cosa c'entra frittata ora? Zitto, salame. Buongiorno. Voi siete i direttori del collegio per bambini ricchi Pierpaolo Pierpaoli? E tu chi sei? Sono un innocente bambino che vorrebbe iscriversi al suddetto collegio. Ah sì? E come paghi? Contanti. Agnellino caro, dove sono i tuoi genitori? Zitto, cammellone. Vieni tu. Mica il mio, come ti chiamano a casa? Ciccio. Francesco? No, ecco, proprio... Come vuoi. Nome Ciccio. Avanti. Ciccio come? Come? Bello. Ciccio Bello? Sì. Può essere dura la vita? I nomi li dà Dio. E lo sa fare bene.
Ok, ragazzo mio, adesso non serve altro che tua firma con tuo sangue e sei arruolato. Chiudi quella fogna, palo secco, ora non serve altro che il contante. Mio marito, questo tubo di latta che vedi qui, adesso ti dirà esattamente dove collocare il malloppo e soprattutto quanto. Quindi adesso ho il permesso di girare libero per il collegio? Non ancora. Ehi tu, filo interdentale. Hai mai figlio? Sì, cara. Vai in classe e prepara quegli animali furiosi, perché sta arrivando un nuovo compagno di studi. Corri. Yavul! Caro Cicciobello, ora mi sento in dovere di ragguardarti su quella che sarà la problematica principale della tua vita, da questo momento in avanti. Ovvero quelle bestie sanguinarie che sono i tuoi colleghi di collegio. Vieni alla lavagna. Allora, Ciccino, eccoci qui. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Questa è la combriccola degli sciagurati che pagano la retta mensile al collegio a tutt'oggi. O bere o affogare. Questo è Bottini Enrico, che poi è il meglio che ci sa, di padre monarchico e madre nazista. Papà dice che se un immigrato diventa italiano, allora è italiano. Ma un meridionale? Questo è Franti Francesco, di padre nevrastenico e madre ipocondriaca. Da piccolo ho ucciso un uomo, ma era un nano. Questo proprio è Garrone Marco, il gigante buono, di padre vescovo e madre coraggio. Quando mi porta otto panini a scuola uno... Oh, ti vedo sempre con un bambino povero. E questi primi tre vengano tutti dal libro cuore. E questo signore come si chiama? Codesto che il cielo lo inzuppi. È Giannino Stoppani, detto Gian Burrasca, un criminale fatto e finito. Criminale io? Ma se sono un santo, zio Criceto? Bene. Cicciolino, adesso mio marito ti accompagnerà in classe e Dio solo sa cosa ne verrà fuori. Ti ricordo che a quest'ora c'è l'ora d'algebra, poi c'è teatro nel teatrino. E poi a luna c'è pranzo in sala pranzo. Bene, mi sembra tutto molto chiaro, secondo me. E a meno che tu non sia un pesce in casseruola. Führer! Che diamine c'è deficiente? I ragazzi spariti! Vagli a cercare Rammollito. Seguilo. Ragazzi, c'è una novità. Dopo, Giannino. C'è uno nuovo. E com'è? Oh, dopo ho detto. Come procede, Franti? Ancora voglio nei minuti. È la nitroglicerina per minare il portone d'ingresso? No, è la droga. Droga, zio serpente. Sì, il Franti ha avuto un'idea. Dai, spiega, Franti. È una cosina che facevamo al paese. Con un paio di ingredienti chimici di elementare reperibilità. Si può sintetizzare un saporitissimo lecce di ingocce, che io poi inietterò in un centinaio di caramelle olio eucalipto, così che ne avremo sempre una bella dose cada uno e un alito freschissimo. Che ve ne pare? Questo qui è un genio! Mi sembra cosa buona e giusta, zio cinghiale! Oh, a me però la droga fa schifo. Nessuno a Busto Arsizio si droga, a meno che non sia napoletano. Non statemi troppo addosso, Giusto, diamogli aria! E noi che facciamo intanto? Si potrebbe fare una gara di rutti. Spiegati meglio. Potremmo finalmente scegliere il nome per la nostra società segreta. Perché società segreta non ti piace? Una società segreta che si chiama società segreta, ma è tautologico. Com'è? È vero, è orrendo. Tu cosa proponi? Io? Beh,
Per esempio, che ne dici di Nuova Giovine Italia? No, zio Sarago, lasciamo Società Segreta. Se no chiamiamolo Strafatti, non Parole. Intanto lasciamo Società Segreta, poi ci pensiamo. Che cosa ci fate tutti quanti qui dentro? Mica stavate fumando? Vi devo presentare un nuovo compagno. Eccolo qui, avanti al ragazzo, di tuo nome, prego. Devo proprio? Già. E va bene. Egregi colleghi, io sono Che c'è? Fai cogni? Avanti, coraggio! Ciccio Bello. Quello è un infiltrato. Ecco cos'è. Dici? Dico sì, guardalo. Avrà 18 anni. 18 non lo so. Ma di certo è più grande noi. Per me neanche 20. 20 anni, così vecchio. Io però questo l'ho già visto. È lui, è l'ombra del giardino. Io per me gli do almeno 20 anni. Ma come facciamo a smascherarlo? Gli chiediamo cosa faceva 20 anni fa e se ci risponde, tac, smascherato. Io non credo che un bambino così educato possa essere un bambino cattivo rendocore. Può essere, ma l'infiltrato va smascherato. Buongiorno, merdine. Come state oggi? No, non dite nulla. Ho le orecchie pulite stamattina, eh? Sì, lo so. Ho deciso di pulirla proprio stamattina. Lo so di avere commesso un errore, perché diventano delicatissime le mie orecchie quando le pulisco. E sentire quattro cretine che parlano tutti insieme di cose insulse mi ferisce profondamente. Ferisce le mie orecchie. Zitto, zitto, l'ho visto. L'ho visto anche da sola. L'ho visto anche io che le merdine sono aumentate. Ma questa qui è una merdona, altro che. Da quanti anni stai ripetendo la terza, asinello? Va bene, basta. La lezione di oggi è la mise en espace di una lettura mensile del libro Cuore, e precisamente il tamburino sardo. E vedete di farmela come si deve, mi raccomando, che io l'ho fatta che i carcerati, che i bambini delle periferie, che le mamme spacciatrici, e tutte le volte mi è riuscita una bellezza. Tu, di dove sei? Sono di Barletta. Ah, di Barletta, di Barletta. Bene, molto bene. E vieni un poco qui che forse abbiamo trovato il nostro tamburino sardo. Che cosa devo fare? E cosa vuoi fare? Fai il tamburino sardo. La sai la storia, no? E che importa? Che importanza ha la storia? Noi la dobbiamo decostruire, la storia. Noi la dobbiamo stuprare, la storia. Avanti, forza, fai il tamburino sardo. Vai, fai! Salve a tutti. Sono il tamburino sardo. Bene. Molto bene. Vai. Vai, vai.
Vai pure, vai. Ma sai dove? Sai dove te ne devi andare? Vattene a Barletta! Vai, tornatene a Barletta, tesoro! Tornatene a scorrazzare felice per i campi di Barletta! Ma che ci fai qui in coppa a un teatro? Il teatro non ti ama, tesoro mio! Non lo vedi che il teatro non ti ama? Non ti ama e non ti amerà mai! E tu? Tu invece la sai la storia? E chi non la sa? È la storia di un giovanetto sardo che durante la guerra contro gli austriaci viene incaricato di consegnare un messaggio d'aiuto e di oltrepassare le linee nemiche. Il ragazzo, intrepido, corre, ma viene sparato e ferito ad una gamba dagli austriaci. Per la ferita gli verrà amputato l'arto. Ma il ragazzetto non si ferma e arriva fino a destinazione. E tutti gli rendono gli onori che ha meritato. Fate crollare il mondo addosso. Ma che dico il mondo? L'universo intero addosso, addosso me lo fate crollare. Ma basta, basta. 50 piegamenti. Ora. No, tu no, caro. Tu non la devi fare. Tu sei stato bravo. Visto che è un infiltrato. Pesti che siete. Avete di nuovo superato ogni limite di condotta. E se non fosse per la retta mensile che mi dovete, vi farei pulire i condotti fecali con la lingua, maledetti voi. Seduto, franti, che iddio ti schianti. Seduto, Bottini, che ti si secchino gli intestini. Seduto, Garrone, che ti si blocchi la digestione. Seduto, Stoppani, che ti piglino fuoco piedi e le mani. E te, Cicciottello, non ce l'hai il posticino, eh? Lo so, non si è fatto un tempo. Dovrai sederti al tavolo con noi. Vieni. Ci voglio credere. E non crederci, pachiderma. Ma proprio senza scuorne. Lo sapevo. È lui, il podofilo. Lui è il podofilo, ma sei del nord. Forza, puledrini, che finalmente si mangia. Oggi un'ottima dose di riso con cavolo, cibo corroborante che digerisce facile. Buoni ragazzi, state buoni! E per noi invece? Solita carbonara con guanciale. Basta! Siamo stufi di questo riso e cavolo! E va bene, da domani vi do la pappa al pomodoro. Quale pappa col pomodoro? Noi vogliamo i funghetti allucinogeni. Viva il Peppe Peyote col pomodoro! E no, questo no. Basta! Siamo stufi di questo riso e cavolo! E va bene. Da domani vi do la pappa al pomodoro. Mi importa un accidente di che cavolo vi mangiate, mostri. Ah, sì.
E io lancio una caramella alla nitroglicerina e faccio esplodere l'edificio. Muoia Sansone con tutti gli Zebedei. Forza, signori. Cerchiamo di comportarci da adulti. È facile per te che hai almeno 20 anni. Ma no, io ne ho quanti ne avete voi. E allora com'è che sapeva storia rotamburina? Ma signore, cosa c'entra? L'ho studiata a scuola ai miei tempi. L'ho studiata a scuola ai miei tempi. Allora è vero che è un infiltrato! Commissario, è lei! Commissario della polizia, mi ci fanno chiudere. Ma lei non è affatto un bambino. Che ci fa in mezzo ai bambini travestito da bambino? Si vergogni, pervertito. Turbare così la placida vita collegiale di ricchi bambini educati. Se ne vada! O mi vedrò costretta a chiamare i giornalisti e dichiarare pubblicamente che lei è un pedofilo. Podofilo. Signora Maigret. Potrei chiederle un po' di rispetto per un povero poliziotto ferito? Ma Ciccio, dovresti guardarti. No, non riesco a smettere. Sembri un... Bocca mia, non mi far dire, va. Guarda, non so cosa sembri, va. Lei ha un cuore di paglia, come dice il poeta. E tu c'hai il cervello di paglia, Ciccio Bello. Ma come ti salta in mente di fare una cosa così deficiente? Sei troppo vecchio per farti passare per un bambino. L'hai capita ora l'antifona? E così è questo quello che pensa di suo marito. Ma magari fossi io a pensarlo, tesorino. È lo specchio che te lo ripete e tu faresti bene a dargli retta, Ciccio caro. Perché qui la prossima volta ci rischi il collo per davvero, povera me. Ma dico io, travestiti da adulto, che ne so, da cuoco, per dire, che so io. Una cosa che dia meno nell'occhio di un pugno nell'occhio, almeno, dico io. Cuoco, e sia, la sua serrata arringa mi ha convinto. E ora vuole avere la gentilezza di farmi la cortesia di passarmi il mio giornalino? Ma certo, Ciccio Bello. Eccoti il tuo giornalino. Bello di tua moglie. E che ci scriverai adesso sul giornalino, tesorino? Fine della fantastica avventura? La vedremo, signora Maigret. La vedremo. Caro giornalino, oggi la cosa interessante si è rivelata molto, molto interessante. Penso proprio che sia un'avventura degna di Maigret. Domani bisognerà tornare a dare un'occhiata. Lì al collegio Pierpaolo Pierpaoli qualcosa non torna. Buonasera. State per... assistere alla seconda puntata del giornalino di Maigret.
Allora, dottore, mi esponga la situazione e con dovizia di particolari. Mi raccomando. A proposito, vuole una sigaretta alla liquirizia? No, grazie. La liquirizia mi fa venire il mal di pancia. Ha della cioccolata al latte? Certo. Quanta ne desidera? Grazie. Sono puliti. Stia tranquillo, li disinfetto uno per uno ogni mattina. Ah, se è così. Allora? Che cosa voleva dirmi? Ci sono novità? Beh, per prima cosa volevo sapere come stava. Ieri per un pelo Garrone non le faceva la pelle a strisce. Invero me la sono vista brutta, ma sono incidenti del mestiere. Acqua passata. Meglio così. Bene. Allora? C'è altro? Sì. L'ombra è tornata. L'ho vista. Ah sì? È tornata. L'ha vista. E stavolta pensa di essere riuscito a capire di chi possa essere? Credo sia una donna. Forse la direttrice. Capisco. Immagino che dovrò tornare a fare delle indagini più approfondite. Sarò costretto a camuffarmi ancora, ma stavolta lei mi dovrà essere alleato. L'idea è questa. Commissario Maigret, lei è un genio. Buongiorno, Ciccio. Vedo che ti stai preparando a dovere. Per fare il caffè. Sì, signora Maigret, la sua ironia non mi scalfisce. Sono solo un umile servitore della legge. E non vado a certe bassezze. Non era mia intenzione offenderti, Ciccio Bello. Anche perché non colgo l'attinenza tra la legge e l'outfit che sfoggi stamattina. Vede, signora mia cara, il fatto che lei non colga l'attinenza la dice lunga sulle sue capacità deduttive. Avrei dovuto coglierla. Avrebbe. Puoi darmi un indizio? Bene, vediamo. Che ne dice di collegio per bambini ricchi Pierpaolo Pierpaoli? Quel covo di diavoli dove ti hanno dipinto a strisce ieri sera. Espressione colorita ma inevitabile. Ebbene, lei adesso mi vede abbigliato in questa stravagante mise perché ho seguito il suo consiglio. Il mio consiglio? Ma se ti ho pregato di smetterla di andare in giro vestito come un imbecille? Non esattamente. Lei mi ha pregato di smettere di andarmene in giro vestito da bambino di 9 anni. E poi ha sapientemente aggiunto che un travestimento da cuoco sarebbe stato di gran lunga più adatto alla mia corporatura. E così...
Voilà, il cuoco! Vabbè. A sembrarlo un vero cuoco ci sembri pure. Il problema è che ti metteranno in cucina e lì tu non sai la differenza tra una pentola e un pitale, Ciccio Bello mio carissimo. Non sei mica chef abbiati, tu. Chef abbiati? Oui. Chef abbiati. Quello della TV. Quello sì che la sa la differenza. Poveri noi. Sai, baby, in questo collegio io ho mangiato per la prima volta riso e cavoli. Ah! M'hai fatto calpestare una nutria! Scusa, bella! Siamo dentro l'occhio del ciclone. Che credi? Che quel commissario ieri era venuto a prendere lezioni di geometria? Quello sospetta qualcosa. Chiodo marcio che sei. Ma cosa te fa sospettare? Noi siamo limpidi come copertina di Vancello. Vancello? Un corno. Quello sa tutto delle rette, maledetto il fagiolo rosso. Qui bisogna alzare la guardia. Basta un dettaglio, un'inezia, e zac, addio collegio. Certo, se fanno ispezione dentro cucina, allora sì che siamo fritti. In un collegio di bambini ci vuole cuoco professionista. Stai zitto! Non parlare. Neanche. Buongiorno, siete voi i direttori del collegio per bambini ricchi Pierpaolo Pierpaoli? E tu chi sei? Sono un cuoco professionista che vorrebbe lavorare nelle cucine del suddetto collegio. Ma è il signore, è il Dio che la manda! Stai zitta, animale, che ti ci mando io! E quanto? Cosa? Quanto... Quanto? Poco. Poco quanto? Tanto poco. Tanto poco quanto poco? Tanto tanto poco poco. In tal caso, sia. Ma i primi 6 mesi sono di prova, senza stipendio. D'accordo? Perfetto.
E mi dica, la sa fare la pappa col pomo toro? Zitto, reietto. E tu entra, chef. Una lettera. È una lettera di tuo padre. Non lo so, Franti, non credo. Papà mi manda solo cartoline con l'immagine dell'ampolla del Po dei popoli padani. Purtroppo vero, però. Non ci credo, mi ha risposto. Chi? Un po' di giorni fa avevo scritto una lettera a chef Abbiati Uewe. Abbiati! Quello della TV. In persona. Io sono un suo fan, sfegatato. Aspetta un attimo. Ma chef Abbiati, non è quello napoletano? Non sta a dirlo neanche a Pascal, solo piemontese, eh? Ma se parla napoletano? Lo fa per ridere dei napoletani. Ma che gli avevi scritto? Gli avevo chiesto la ricetta della marmellata alla pappa col pomodoro e lui mi ha risposto. Ecco qui. Lo sapevo! È la pappa col pomodoro in confettura da spalmare! Genio! Però a me la pappa col pomodoro fa schifo! Non bestemmiare, Puglia! Questo è il nettare degli dèi! È opera di chef Abbiati, Leroy! Uè uè. Allora, caro chef, a proposito, come la devo chiamare? Chef va benissimo. Chef e basta. Non ha un nome. Chef. Chef. Chef, chef? Che nome idiota è? Chef, chef è il mio nom de plume. E qual è la sua specialità? Chef, chef? Ho molte specialità. Vede, questo è un collegio per bambini ricchi. E chiunque abbia un po' d'esperienza della vita sa che non c'è stomaco più delicato di quello di un bambino ricco. Quindi, il suo compito non è solo quello di cuoco, ma anche quello di medico, se capisce cosa intendo. Perfettamente. Uova sode, pasta al burro e pollo lesso. Una dieta senza eccessi. Evita le file ai... Immagino saprà concludere la massima da solo. Benissimo. E tu? Volevi chiedere qualcosa, fusillo arrotolato? Chef, chef! La sua specialità, s'il vous plaît, sa, per il personale adulto. Sarei lieto di farle assaggiare la mia insalata di tonno. Deve essere gustosa. Come prepara questo, se posso chiedere? Come lei ben sa, ogni chef ama tenere segreti i suoi segreti. Ma per lei farò un'eccezione. Allora, si prende una busta di insalata mista e una scatoletta di tonno. Si aprono e si riversano i contenuti, rispettivi contenuti, all'interno di una insalatiera. Una bella insalatiera. Si aggiungono olio, sale, aceto o limone e voilà! È una ricetta che mi ha insegnato un caro amico ai tempi della guerra. Sono ammaliato. Chiudi quel forno, scimpanzé. Allora va bene, chef chef. Lei è ufficialmente in prova. Quindi da adesso ho il permesso di girare liberamente per il collegio. Non vorrà girare liberamente per il collegio a quest'ora. Ehi tu, calcolo renale. Sì, mio comandante. Accompagna il nuovo chef in cucina. E fagli vedere le cose, le stoviglie, come si chiamano. Vai! Yavul! Ah, chef, chef, un'ultima cosa. Cosa? In cucina, in qualche pentola,
Deve esserci ancora qualche tonnellatina di riso e cavolo. Non sarebbe umano buttarli ai maiali. Quindi, almeno per i primi 6 mesi, si può usare quella. Capisco. Ecco il commissario con il nuovo travestimento nuovo. E ora, che mi aveva detto di fare? Maledizione, non mi ricordo. Forse... No, non mi ricordo proprio. Forse mi aveva detto di non dirlo a nessuno. Certo, sarà così. Non lo dirò a nessuno. Ragazzi! C'è una novità. C'è un cuoco nuovo. Sai che ci frega del cuoco nuovo, ora che abbiamo il nettare degli dèi. Oh, se potrebbe organizzare una sfida. Spiegati meglio. Oh, una sfida di pappa col pomodoro. Granito, per favore, vediamo di non farlo male. Oh, chiedi mo al cuoco nuovo, le prepara la sua. E... Oh, zaccate, gli ficcamo sotto il palato, quella del chef Abbiati. E au, boom te, vinciamo la grande. Au, e che cosa si vince? Au, non c'è uso. Ah, gloria. E allora è inutile. Ragazzi! È l'ora del teatro! Ma che cosa ci fate tutti chiusi qui dentro? Mica stafate! Fumando! Scena 7. Cucina. Interno giorno. Maigret, da solo, cerca di capire cosa fare. E si aggira, perlustrando uno spazio a lui sconosciuto. Poi dice... Allora, questa è una cucina. Buona a sapersi. Poi annusa l'aria... E dice, stordito, cavolo! Buonasera, merdine. Come state oggi? No, non ditemi nulla, per carità, grazie. Ho appena finito di farmi un travaso di bile nera al centro commerciale che non vi sto a raccontare nemmeno. Perciò, vediamo di concludere qualche cosa di concreto oggi, perché sinceramente oggi io o concludo qualche cosa di concreto, oppure quando è vero che ho vinto il leone alla biennale, vi scartico vivi. Sai, Giannino, pagherei oro che mi scorticasse vivo. Sei impazzito? Sono innamorato. La maestrina è bellissima e poi mi disprezza. Zio Cavatappi, la lezione di oggi è la mise en espace di una lettura mensile del libro Cuore, è precisamente La piccola vedette Lombard. La storia ve la racconto io, perché tanto voi non sapete manco dove sta di casa il libro Cuore, perché ce l'avete di cemento. Il cuore! Ehi, tu, sì, tu. Oh, tu, dimmi un poco, come ti chiami? Sono Garrone.
Garrone, e dimmelo poco, Garrone, di dove sei? Io? Sì, tu e chi io? Di dove sei? Mi Barletta. Sono... sono originario di Barletta. Ah, di Barletta, bene, come a Cudalte, eh? Tutti di Barletta qui dentro, che bello. Mio nonno era di Barletta. Credo, eh? Credi? Va bene, e io controllerò, e poi vedremo. Ma se mi stai prendendo in giro... Poi lo sai che fine fai, vero? Lo sai che fine fai. Vedi, tesoro mio, il teatro è un tempio. Il teatro è sacro, è una religione antica che si deve servire con umiltà dai suoi sacerdoti e dalle sue sacerdotesse. Ma se poi si presenta uno scimmione analfabeta che si prende gioco della sacerdotessa, la sacerdotessa che gli deve fare? Sentiamo un poco, lo sai tu? Dimmelo tu che cosa gli deve fare, che cosa, che cosa? Che cosa? Avanti, forza, fammi la piccola vedette lombarda, forza, fammi fare, fai! La sai la storia, vero? Io veramente... No. No, non la sa. Non la sa. Non la sa. Non la sa. La sa? Sa. Io la sa. Non tu la sa. Sa? Non la sa. Non la sa, e va bene. E allora fai una cosa, vai pure, vai. Ma lo sai dove te ne devi andare? Ma vattene a Barletta, tu, Cudalto, tutto quanto! Tornatevene a Barletta, Iadvin, tanto il teatro non vi ama e non vi amerà mai, non vi vuole, vi rifiuta il teatro! Sapete cosa? Ho capito che con voi la tenerezza non funziona. Sono una donna, sono una madre potenziale e quindi tendo inevitabilmente a inondarvi di tenerezza, di amore. Ma sto sistema con voi non funziona, è controproducente. Sono messa alle strette dalla vostra stessa cattiveria. 100 piegamenti. Ora! Io l'amo! Scena 9, cucina. Interno giorno. Il commissario Maigret trova la ventola del cavolo seguendone l'odore. Alza il coperchio. Per poco non vomita. Meno male che non la devo anche mangiare. Va bene, bisognerà almeno scaldarla. Ma come? Se ci fosse un po' di sole. Maigret si aggira per la stanza con la ventola del cavolo in mano. All'improvviso sente un rumore. Il commissario si volta. Ecco l'ombra! Ci siamo? Il commissario Maigret si dirige verso la credenza da cui sente provenire i rumori. La apre di scatto. Ah! Ah! Due poliziotti! Nino, Nino, Nino,
un mandato di perquisizione. Siete voi il cuoco? Certo. Non vede il cappello? Bene, allora deve venire con noi. Ah! Aspettate, c'è un equivoco. No, non c'è nessun equivoco. Nino, Nino, Nino. I due poliziotti arrestano Maigret. Nino, Nino, Nino. Avanti, mostriciattoli, sedetevi a tavola. Che vi dobbiamo fare una bella sorpresa. Abbiamo un nuovo cuoco. Il cuoco? Purtroppo il nuovo cuoco è scomparso. Ma non preoccupatevi, puledrini miei. Abbiamo sempre un asso nella manica noi altri. Una dose ottima di riso e cavolo. Basta! Oh. Basta! Stufi di questo riso e cavolo! Basta! Lasciatemi dalle stazioni! E va bene. Se stavolta fate i bravi, domani vi do la pappa col pomodoro. Basta! 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 Abbiamo la nostra di pappa col pomodoro, direttamente dallo chef Abbiati Wewe! Chef Abbiati, quello della TV? Lui! Alla malora, maledetti. Cavolo senza riso per voi. Che poi ve la do io una bella lezione di culinaria. Culinaria, culinaria. No, questo no. Ma andiamo! E va bene. Pappatevi pure la vostra pappa col pomodoro. Mi importasse un accidente di che cavolo vi mangiate, mostri. Se vi sentite male, però, pigliatevela con quella BAT. Direttrice? Ah! È lui! È chef Abbiati Wewe! C'è moi! Chef Abbiati Wewe! Uè! Sono venuto qui perché ho saputo delle pessime condizioni culinarie Wewe in cui versano questi poveri guaglioni ricchi. Uè, per me, uè, una cosa del genere non esiste proprio. Uè. Grandi! Bello! Nordico! Ma illustrissimo! Noi avevamo messo a lì propaga uno chef stellato, solo che è sparito nel nulla. Stacco netto sul primo piano del poliziotto 1 della scena 9. Direttore, permette? Le comunico che abbiamo messo agli arresti questo sedicente cuoco avvelenatore. Voleva dare da mangiare ai bambini riso e cavoli. Sacramento! Ma il commissario... Chef, chef! Chef, chef, davvero? No, falso chef. Qualcuno che vuole rovinare la reputazione del nostro amato collegio. Ma come disse il sommo? L'amore che annulla l'amato, la... non lo... Portatelo via! Aspettate! C'è un errore, lasciatemi spiegare! Nino, Nino, Nino! E la galera attende che la cucina ci spense. Direttore, aspetta. Sono io quello che deve dire la frase finale uè uè per chiudere la diretta uè uè. Fatemi dal primo piano. Bene. Uè uè. Vado. Culinari di tutto il mondo,
come sempre, uè uè! Signora Maigret, un po' di rispetto. Le ricordo che sono cose che possono capitare nell'espletazione della propria missione. Farti arrestare? Capita. Solo a te capita, cicciobello. Ma dico io, se proprio ti devi travestire, travestiti da qualcosa che stia meno al centro della scena. Che ne so, da bidello, per dire. Se no, per forza finisce che ti prendono. Bidello? Intende dire collaboratore scolastico. Sa, non è un'idea così peregrina. E intanto vuole adoperarmi la cortesia di passarmi il mio giornalino adesso? Ma certo, cicciobello. Eccoti il tuo giornalino, bello di tua moglie. E che ci scriverai sul giornalino? Amoruccio. Fine della fantastica avventura? La vedremo, signora Maigret. La vedremo. Caro giornalino, ormai una cosa è certa. Lì al collegio Pierpaolo Pierpaoli qualcosa non torna. Egregio dottore, non le nascondo che la sua condotta di ieri mi ha lasciato profondamente perplesso. In fondo noi avevamo un accordo. Ha ancora quei prelibatissimi cioccolatini al latte? Sì, certo. Deve ancora spiegarmi. Sì, ha ragione. Ma vede, mi sono completamente scordato ciò che avevamo concordato. Scordato? Cosa intende dire? Che non mi ricordo più niente del piano. Mi ricordo che avevamo stabilito qualcosa, ma non so cosa. Ma è incredibile, non trova? Non tanto se ci pensa. Questa è una mossa dell'ombra. Questa è magia nera. Magia nera? Ma certo. Questo spiega tutto. E non è tutto. L'ombra stanotte è entrata nella mia cameretta. E come l'ha dedotto? Il mio armadietto aperto, il mio diario scomparso. Ed è sicuro che sia stata l'ombra. Potrebbe essere stato uno scherzo dei suoi colleghi. Impossibile. Nel mio diario c'era la foto di Zacchini. E i miei colleghi ucciderebbero per averla. E invece la foto, eccola qui. Zacchini, il suo diario. Sta bene. Adesso lei se ne può tornare in collegio. Io qui ho già capito cosa fare. Che c'è? Non mi crede? No, commissario. Ho mal di pancia. Buongiorno, Ciccio. Vedo che la ricrescita incombe anche per te. A che ritmo? Signora Maigret, non si dia tante arie. So benissimo che il mio travestimento la affascina. Travestimento, quello? Pensavo fossi in pigiama.
signora mia. So bene che l'eleganza è un sistema di simmetrie incomprensibili a un animo gretto. Ma pensavo che la mia consorte fosse immune da questo handicap. Eh sì, Ciccio Bello, ho l'animo di un gretto che non si sa. Amen. E che travestimento sarebbe a questo punto? Si ricorda di quella faccenda del collegio per bambini ricchi Pierpaolo Pierpaoli? Quel covo di diavoli dove ti hanno arrestato ieri sera. Già. Ebbene, lei mi vede abbigliato con questa provocante mise perché ho seguito il suo consiglio. Ma se ti avevo consigliato di travestirti da bidello? Collaboratore scolastico. La dizione completa è collaboratore scolastico. Ebbene, ho dovuto adattarmi alle rigide regole di un collegio per bambini ricchi, che prevede una divisa adeguata all'altezza dei patrimoni privati dei collegiali. E così, voilà! Il collaboratore scolastico, bidello. E così pensi di non dare nell'occhio? Il mio sarà un lavoro nascosto. Mi aggirerò sul fondoscena, come un'ombra. Ne sono certa, Ciccio Bello. Io intanto preparo le bende ai cerotti, non si sa mai. La vedremo, signora Maigret. La vedremo. Sai, baby, in questo collegio ho comprato il primo disco dei Fuori di Zecca. Oh, m'hai fatto schiacciare il parroco! Scusa, tesoro! Sono proprio dei bravi ragazzi, che ne pensi? Sono animali. Sei troppo pessimista. Pessimista? Sai una cosa, ingrediente inutile? Oggi è il giorno X. E secondo te siamo pronti per il giorno X? Dimmelo te, siamo pronti? Non saprei che giorno è il giorno X. Te lo dirò quando sarai il direttore di un collegio per bambini ricchi. Un momento. Io sono direttore di collegio per bambini ricchi. E allora dovresti sapere che una volta l'anno c'è l'ispezione totale generale e che viene a farla l'assessore civico, direttamente dal comune. Quello è il giorno X, maledetto ostrogoto. Oggi giorno X? Oddio, ce ne scambi! Non abbiamo neanche collaboratore scolastico. Maigret entra nell'inquadratura come dal nulla. Buongiorno, siete voi i direttori del collegio per bambini ricchi Pierpaolo Pierpaoli? E tu chi sei? Sono un collaboratore scolastico che desidera ardentemente lavorare nel suddetto collegio. Questo è miracolo! Zitto, cetriolo! Sa? Non è uno stipendio che si addice a un bidello avanti con gli anni, come sembra lei. Sembro più adulto, ma ho 19 anni. Ah, davvero? Beh, non è uno stipendio che si addice a un bidello di 19 anni. Perché? Quant'è? Poco. Poco quanto? Poco poco. Poco poco poco? Zero. Perfetto. Voglio dire, perfetto per me. Ne deduccio che lei ha la sua prima esperienza. Lui deduce. Lui. Entra tu, bidello.
quanti anni? Il mio nome è Sawyer. Tom Sawyer. E che razza di nome è? È un nome americano. E perché ti hanno dato un nome americano? Oh, bella, perché sono americano. Zio d'America. Un americano vero. Ma dell'America del Nord o del Sud? Stati Uniti, America del Nord. Meno male. E che ci fai qui? La polizia ha cercato di incastrarmi per riciclaggio internazionale. E così sono finito in riformatorio. Però grazie alle mie conoscenze nelle alte sfere sono riuscito a farmi trasferire qui. Ne hai di storie da raccontare? A Mookie? Sì, no, già vada, va. Non possiamo mica passare la vita ad ascoltarti. Oggi è il giorno X. E che cos'è il giorno X? Giorno X. Ispezione dell'assessore. Proprio oggi che arrivo io. Cioè vuoi dire che è per te che vengono? Certo. Stanno cercando di controllarmi. Devo trovare nascondiglio sicuro. Ho un nascondiglio sicuro al Pierpaoli. Questo sì è un problema. Bisogna pensare. Niente. Impossibile nascondersi. Impossibile. Impossibile. Niente da fare. E io invece ho avuto idee geniali. Bene, bidello. Non abbiamo tempo da perdere, siamo sul piede di guerra, generalità. Cioè? Nome, cognome, partita IVA. Non ho partita IVA. Meglio. Facciamo un contratto amichevole, è d'accordo? Certo, amichevole. Nome e cognome me li dà. O preferisce restare anonimo? Ecco, preferirei, se fosse possibile. E se fosse possibile io starei qui a guardare la sua bella faccia, mentre l'apocalisse si avvicina. Andiamo! Nome! Nome. Nome? Il suo nome è nome? Esatto. Va bene, come vuole. E cognome? Cognome. Nome, cognome. Inusuale. Sì, vede, noi cognome siamo una famiglia molto numerosa e in pratica tutti gli altri nomi erano già stati utilizzati, quindi i miei genitori non hanno avuto altra scelta che chiamarmi nome. Sono ammaliato. Spegniti, tronco secco. Allora va bene, signor cognome. Immagino non debba spiegarle il suo lavoro. Solo per la giornata odierna, che è il giorno X. Sono costretta a chiederle uno straordinario. Il giorno X? Siamo in attesa della visita annuale dell'assessore civico, che ci onora della sua esegradita presenza. E cosa vuole che faccia? Lei deve impedire che i ragazzi entrino in collisione diretta con l'assessore civico. Se lei vede un ragazzo che tenta di lanciarsi contro l'assessore civico, lei lo deve immobilizzare e chiudere nello sgabuzzino fino a nuovo ordine. La ritiene una precauzione necessaria? L'anno scorso uno dei nostri ha sparato all'assessore civico, al grido basta cavoli, colpendolo al fianco destro. Per fortuna era una pistola ad acqua, ma non è stato un bel momento. Allora, intesi? Intesi. Nello sgabuzzino. Nello sgabuzzino. Lo sgabuzzino. Quello stanzino buio della sala da pranzo. Zio ladro, ci sono i fantasmi lì dentro. Conguaglio, fai vedere al signor cognome dov'è lo sgabuzzino. Yavul. Andiamo, nome. Posso chiamarti Noma? Sì, certo. Ragazzi, c'è una novità, c'è un nuovo bidello. Deve essere per il giorno X. Si stanno cagando sotto il direttore, hanno chiamato a dare forze. Certo, se gli capita come l'anno scorso, hanno chiuso. Che cosa è successo l'anno scorso? Killa, Giannina, ti ha sparato. Sì, con una pistola d'acqua. Niente male,
Non una cattiva idea, ma non una idea geniale come la mia. Ce la vuoi dire o la dobbiamo leggere domani sul giornale? Non ve la faccio lunga. Un lenzuolo. Ecco tutto. E che ci vuoi fare con un lenzuolo? Scomparire. Cioè vuoi dirci che sei un prestidigitatore professionista? Come Houdini? Acqua, amici, acqua. E che son pare così? Che sei a zanzare da un Mississippi? Acqua. Un fantasma. Sei un genio. Qualcuno può dirmi dove posso trovare un lenzuolo in questo collegio? Eccolo qui. Ma qui ci sono veramente i fantasmi. Presto! Ragazzi, è l'ora del teatro! Ha davvero fegato l'americano? Tutti ci hanno fegato! Sì, ma travestirsi da fantasma il giorno X? Questo è fegato, eh? Fegato, sì! E dopo dovrà vedersela con la direttrice, in persona! Appunto! Con la direttrice non ci vuole fegato! Ci vuole stomaco! Sei un tale precisino, si vede che vieni da Barletta. Che cosa dici tu? Io? Niente. No, non avere paura, avanti, dimmi. Che cosa stavi dicendo? Che cosa stavi dicendo al tuo collega che gli hai detto che si vede che viene da Barletta? Vieni da Barletta anche tu, forse, magari? Io? Ma va, io sono di Bustarsizio, vicino a Pinerolo. Ah, brutto spizio coppinolo. Bene, bene. Allora questo significa che purtroppo non posso mandarti anche a te a Barletta come ho fatto con tutti i tuoi colleghi della prima e della seconda puntata, è vero? Immagino di no. Primo perché non sono di Barletta. Secondo perché sono un attore nato. Diversamente dai miei colleghi. Ah, un attore nato. Diversamente dai tuoi colleghi. E che cosa significa? Che sei uscita dall'arancia di mamma che già declamavi l'ampleto? Ma chi era? Appaccheggiato nel fialetto. Sarà qui tra pochissimo. E quel bidello scimunito che fine ha fatto? Mi ha chiesto di andare a bagno. E tu glielo hai consentito. Sogliola in umido che sei. Ma è nei suoi diritti. Ma che diritti? Non ha neanche la partita IVA. Amici, direttori, concittadini carissimi. Assessore civica, che onore. È un piacere. Scusate, vado a controllare che cucina tutto pronto. Con permesso. Maledetto. Anche io devo controllare che tutto sia pronto in lavanderia. Con permesso. Prego. Ma che bella sala da pranzo. Bella sala da pranzo.
Animale, che ci fai qui dentro? Rubavi? Nel ventre entra Maigret, che vedendo il fantasma ha un'intuizione. Ecco l'ombra! Finalmente! Ora bisogna chiamare la polizia. Polizia! Allora? Cosa? Ho bisogno? Sì, sì. Allora, merdine, oggi, se non ricordo male, dobbiamo fare la lezione sul racconto mensile del libro Cuore e credo che oggi tocchi a... Sì, dalle Appendini alle Ante, che è un racconto che anche le pietre conoscono a menadito. Hai visto com'è elegante oggi? Sembra una sirenetta. Tu sei pazzo? Io l'amo. Zio Oliva. Quindi tu, che bussi artizio de Pinerolo, come hai detto che ti chiami? Bottini Enrico. Bruttini Erfico, bene, bruttino il frico, sì. Dunque lo conosci dagli Appentini alle Ante, vero? No, ma declamavo l'Amleto a 2 anni. Sono o non sono nato attore. Vedi, Becchini, è davvero un gran peccato che tu non sia di Barletta come i tuoi precedenti colleghi delle passate edizioni, perché io volentieri ti mandavo a ricongiungerti con loro per rotolarvi tutti insieme nei campi di Barletta, felici, beati, nei campi dell'ignoranza, tante, ma per me il dolore più grande. E sentire da un invertebrato come a te, che già all'età di 2 anni te ne andavi in giro a declamare ai 4 versi i 20 dell'Amleto, come ci fosse una canzone di Raffaella Carrà. Ma che t'ha fatto il bardo, eh? T'ha molestato, t'ha fregato la ragazza il bardo, eh? Il bardo è sacro, il bardo è santo! Io vi faccio fare dei amicis perché mi danno i soldi per fare dei amicis, ma il bardo non me lo toccate più, se no vi taglio le... Duecento piegamenti? Ora! Mia adorata! Maledizione! A Lucevalgo ce lo siamo persi! Ma era qui! Sarà andato in giro a passeggiare per corridoi! Probabile. E sai cosa può significare questo? Cosa? L'apocalisse! Oddio! Ragazzi, oggi ci è venuto a fare visita l'assessore civico. Non gli è bastata l'anno scorso. Fate buoni! Che cosa si mangia oggi? Aspettiamo prima che arrivi l'assessore civico, che deve fare il suo discorso di auguri, e dopo mangeremo tutto insieme. Nel mentre entra Maigret con 2 poliziotti. Fermi tutti! Nome! Cognome! Signori, a dopo le presentazioni. Ora devo svolgere le mie mansioni di commissario di polizia. Ma è ancora lui! Esimia direttrice, illustrissimo direttore, qui, nel vostro collegio, una furtiva ombra si aggirava. Un pericoloso malvivente stava mettendo a repentaglio l'incolumità dei vostri poveri bambini ricchi che voi, con indefesso amore, avete allevato come maialini dal latte. Ma fortunatamente il mio fiuto non ha fallito. E così ho incastrato il pericoloso malvivente e l'ho rinchiuso nello sgabuzzino. E lei chi sarebbe? Io sono l'assessore civic, imbecille. Signori, per favore, arrestate quel delinquente. Ma no, c'è un errore. E ringrazi il cielo che non le taglio le budella.
e non le do in pasto ai ragazzini. La budella del bidello. Questa è buona. Veramente buona. Scena 10.2. Sala da pranzo. Interno. Giorno. L'assessore sta finendo il suo discorso di auguri. E concludo dicendo che il Collegio Pierpaoli è l'orgoglio della nostra città. Anzi, dovrei dire della vostra città, perché io invece sono barlettano, come la vostra insegnante di teatro. E come lei, appena posso, me ne torno a Barletta. Signora Maigret, sono contento di renderle la vita più allegra. Ciccio, sei impagabile. Questa volta però ero a tanto così. Dal farti processare per direttissima. Ciccio Bello, devi darti una regolata. Perché non ti arrendi e vai in pensione? Approfitta di quota 100. In pensione? Io, il commissario Maigret? Mi dispiace contraddirla, ma forse lei non sa la quantità di casi che ho già risolto nella vita, dottoressa cara. Ma se ne leggo un paio ogni estate, lo sai che leggo solo Maigret. E allora lei saprà bene che non è nel mio costume arrendermi alla prima difficoltà. È proprio il costume il problema, però. Dovresti trovarti qualcosa che vada più veloce dei guai che ti attiri addosso. Dovresti avere una macchina, magari. Intende dire? Un costume d'autista. Cos'altro stai almanaccando, ciccio caro? Può passarmi il mio giornalino? Che vorrei scriverci una cosa. Oddio, ci risiamo. La vedremo, signora Maigret. La vedremo. Caro giornalino, ce l'ho in pugno. Al collegio Pierpaolo Pierpaoli, l'ombra ha i minuti contati. Egregi direttori, confesso che non mi aspettavo questa vostra visita. Di cosa si tratta? Commissario, lei sa benissimo perché siamo qui. Su via, perché tanta reticenza? Zitto tu. Commissario, lei è venuto e rivenuto in incognito nel nostro povero collegio per bambini ricchi. Di certo per investigare su qualche cosa, non neghi. Come potrei negarlo? Allora lo ammette. Certo, ero in missione, ma su un incarico di un cliente che preferiva mantenere l'anonimato. Chi? Stoppani. Giannino Stoppani. Ma non preferiva anonimato. Ah già, vabbè, m'è scappato. Stoppani, quel demonio, buono a sapersi. E si può sapere la causa dell'incarico? Vede, direttrice, il dottor Stoppani dice di aver visto e rivisto aggirarsi intorno all'edificio collegiale un'ombra sospetta. E mi ha incaricato di fare un'indagine a proposito. E come procedono indagini? Sono a un passo dalla soluzione. Vuol dire che sospetta di qualcuno? No. Brancolo nel buio più nero, ma poiché questa è l'ultima puntata, immagino che ne verremo presto a capo, sempre che gli autori ne abbiano una qualche vaga idea. Genio! Basta con le otteri. Commissario, le devo confessare una cosa. Io pensavo che lei fosse un incapace e invece vedo che le sue rotelle girano a meraviglia. Bontà sua. Ma sono qui per denunciare anche io qualcosa di sospetto. Parli prima che impazziamo. Ho visto anch'io l'ombra, ma non sapevo che lei era già sulle sue tracce, ora lo so. Ha visto l'ombra? Sì, la fista. Era nell'aula del direttore.
Stava cercando qualcosa, erano le 3 di notte, sono entrata e l'ho vista. E che ci faceva lì a quell'ora? Si faccia i fatti suoi, commissario. Sì, certo. Dicevo, ero lì e ci ho trovato l'ombra. Era di certo un'ombra. Stava cercando qualcosa nei cassetti. Appena m'ha visto, è fuggita via. Dalla finestra? No, dal muro. Vuol dire che ha attraversato il muro? Sì. Capisco. Vuole un cioccolatino? Ma cazzo! No! Bene. Ho un'idea. Voi tornate tranquilli al collegio. Io tra un'oretta circa sarò là. Ma dobbiamo fare come se non ci conoscessimo. Facciamo naturali come le altre volte che sono venuto da voi a cercare lavoro, ma questa volta sarò vestito da autista, però voi dovrete organizzare una gita scolastica. Ma con quali fonti? È per finta, sciagurato. Ah, meno male. Stasera quell'ombra marcirà in galera. Ma se attraversa i muri? Zitto, scienziato! A tal proposito, ha trafugato qualcosa quell'ombra dall'aula del direttore? La mia fotografia autografata del Zacchini. Lo prenderemo. Glielo prometto. Buongiorno, Ciccio. Vedo che sei pronto a partire. Sì, egregia signora Maigret. E dove si va stavolta? Sulla luna! Molto bene. E che ci vai a fare? Era una facezia, signora mia, così per ridere. Non dirmi che è un travestimento per imboscarti di nuovo in quel collegio. Imboscarmi non è la parola. Sono impegnato in un'indagine di polizia. Vestito così? Questa è solo la divisa d'ordinanza d'autista di Pullman per gite in un collegio per bambini ricchi. Poveri noi. Sì, ma stavolta siamo alla resa dei conti. Speriamo, Ciccio, stiamo spendendo milioni in bende e cerotti. Se ben si ricorda, l'idea dell'autista è stata la sua. Ma non puoi seguire la lettera ai miei consigli. Se ti suggerivo di vestirti da nudista. Non sia tendenziosa. Il nudista non si veste. Vabbè, almeno sei lucido. Lucidissimo. E sono a un passo dalla soluzione. Ma che soluzione? La vedremo, signora mia. La vedremo. Io vado a dormire da mia madre a questo punto. Sai bene che in questo collegio io ho risolto la mia prima indagine? Indagine? Ma hai fatto mordere la lingua! Basta! Io e te non abbiamo più niente da dirci. Sbirro. E dai, che sono cambiato molto da allora. Se poi fai le domande,
Che bei bambini che abbiamo, non trovi? No. Sei ancora sconvolta per quella cosa, l'ombra? Sono indecisa sulla punizione per Stoppani, che è andato dal commissario senza avvertirmi. Ma perché? Voleva il pene di tutti? E io voglio il suo. 30 vergate sul dorso delle mani mi sembra che facciano abbastanza il suo bene. Non ti permetterò di maltrattare quell'agnellino. Provaci, trippa in umido, e vedi dove ti ritrovi. Ma quando arriva, commissario? Buongiorno. Siete voi i direttori del collegio per bambini ricchi Pierpaolo Pierpaoli? E tu chi sei? Sono l'autista, capisce? Autista. Mi dispiace, non è aria. Zitto, sanguisuga. Ma certo, l'autista. La stavamo aspettando. Ho parcheggiato il furgone a noleggio lì in cortile. Ho fatto bene? Ma signor commissario... Strozzati, corbezzolo. Sì, ha fatto benissimo. Ma perché non entra mentre prepariamo la classe per la gita? Con piacere. Non dovremmo prima accodarci per salario? Che stanchezza morale. Entriamo. Che cos'è che fai? Sto cercando di costruire un esplosivo plastico. Per te? Per far saltare in aria il collegio. Questa è buona! Sì, ma anche il Franti qui sa come far saltare in aria il collegio. Vero, Franti? Ho delle idee. Un esplosivo plastico è quello che ci vuole. Si potrebbe fare una molotov all'idrogeno, costa meno e fa più danni. Perché non facciamo una gara? Che intendi? Giannino, vediamo di non farci male. Uno fa il plastico, l'altro la molotov e vediamo chi spacca di più. Per me? Ma che gara è? Se lancio la molotov prima non c'è poi niente da spaccare poi dopo. Questo da controllare. Non lo so. Forse potreste organizzarvi per creare un progetto unico. Per esempio? Un reattore atomico. Lo piazziamo sotto l'edificio e poi lo facciamo schizzare sulla Luna. Zio Satellite! Non è un'idea malvagia. Che ne pensi? Ci si può provare. Questa volta ci facciamo male veramente. Sì! Bene. Signora autista, dove li portiamo in gita i nostri ragazzi? Cioè? Dove li porta in gita? A Firenze, a Poggi Bonzi o si va a Chiavari? Ma direttrice, io non capisco il motivo di parlarci in questo modo adesso. Perché? Non le sembra idoneo? Certo! Idoneo! Allora, dove ce ne andiamo? Io la gita la farei a... Dov'è quella città che i ragazzi amano tanto andare a conoscere? Sì, ho capito. Siamo andati anche troppo oltre con questa fancella di Barletta, non trova? Non saprei. Va bene. Allora chiamo i ragazzi e comunico loro che si parte. A proposito, a che ora si parte? Io direi subito dopo pranzo. Io direi subito prima, così evitiamo il pranzo. Ma i ragazzi dovranno pur mangiare qualcosa. I ragazzi staranno benone. Lei li conosce meglio di me. Io continuo a non capire. Quando mai hai capito? Mai. E allora continua a fissare il soffitto. Signor autista, ma dobbiamo venire anche io e quel calamaro ammuffito di mio marito nel furgone con gli altri? Direi di sì, vede, l'idea è questa. Basta. Ho capito. Lasceremo il collegio vuoto e incustodito per qualche ora, non è vero? Già, il collegio sarà desolato e senza difesa per un bel po'. E speriamo che non ci sia nessun malintenzionato e voglia entrarvi di soppiatto. Già. Ma io devo mettermi la cravatta per la gita? Sì, così magari ti impicchi. Vai, corri ad avvisare i bambini che dopo la lezione di teatro si parte. Che vuol mein Führer?
Una gita! Questa è nuova! Ragazzi, c'è una novità. Si fa una gita. Una gita? Ma che gita? C'è un autista, vestito da astronauta. Ci deve portare in gita. In gita ci vanno poi loro. Eppure loro ci vengono. In gita? E dove? Beh, di certo in qualche luogo selvaggio del centro-sud. Probabile. Ragazzi, ma come ci si va in gita? A piedi? È vero. Ma questo autista la tiene l'automobile? Sì, ha un furgone. Così dice. Ha un furgone ed è vestito da astronauta? Sì. Hai sentito, Franti? Stai pensando quello che sto pensando io? Beh, se dobbiamo costruire un reattore atomico che arriva fino sulla Luna, perché non provarlo prima con un furgone? Già. Ragazzi, siete sicuri? Di certo, è la soluzione più semplice. Sì, e se esplode che fine facciamo? Ma non può esplodere. Al massimo parte come un cellulo dritto per dritto a 300 km al secondo. Sì, ma io non ci voglio essere dentro quando lo si prova, eh? Ma chi ci vuole stare? Lo montiamo e facciamo in modo che l'autista accenda il motore quando non siamo ancora in camera. E da lì, boom! Vediamo la cometa. Siete due geni. Ragazzi! Volevo avvertirvi che dopo teatro si parte per una breve gita distruzione. Ma che ci fate sempre chiusi qui dentro? È malsano! Beh, preparatevi, che anche io devo correre per mettere cravatta pulita. Bene, schifezzelle, oggi è un giorno bellissimo perché è l'ultima puntata e quindi da domani ognun per sé. Perciò voglio essere clemente con voi e quindi non faremo l'esercizio del libro cuore oggi, ma ci dedicheremo a conoscerci un po' meglio. Tu, come ti chiami tu? Giannino. Detto Giamburrasca. Ah, Giamburrasca, ma guarda. E conosci il giornalino di Giamburrasca, immagino, è vero? Certo, come potrei non conoscerlo? Bene. E dimmi un poco, di che cosa parla? Oddio, parla di me. Io al collegio con i miei amici e la pappa col pomodoro. Bravo, vedi? Sei bravo. E dimmi un poco, da dove vieni tu? Da Barletta. Ma no, ma perché? Ma perché? Maestra, è vero che lei è di Barletta? E questo cosa c'entra? Che cosa vuoi dire? Mi hai portato al tracollo di nervi, ecco, maledetta voi! Io, che potevo starmene a Broadway adesso, a presentare la mia mise in espasse di qualche cosa da Pasolini, e invece me ne sto qui a sentire ragliare gli asini. Signora maestra, non pianga. Lo sa, noi le vogliamo bene. Tu sei pazzo. Io la amo. Sei una persona gentile, tu. Come ti chiami, Garrone? Garrone. Garrone, bene. Mi ricorderò di te quando tutto questo non sarà altro che un piacevole ricordo. Sarebbe meraviglioso se si ricordasse di me. Vede, io... l'amo. Ah, tu mi ami. Sono lusingata, Garrone, bello. Immagino che sia la prima volta questa che ti innamori, è vero? No, non rispondere. Sai,
Ora dovrai trascorrere giornate terribili, perché io me ne vago, me ne torno a Barletta, sia ringraziato o Padre Eterno. Invece tu te ne rimani qua, per sempre, senza di me. E tutti i tuoi compagni, giustamente, non avranno nessuna pietà per questa tua debolezza nei miei confronti. Ma comunque io ti voglio ringraziare per bene. Declamerò per te una breve poesia sull'amore. Vattene, amore, che siamo ancora in tempo. Vattene, o saranno guai. E magari ti chiamerò. Trottolino amoroso, do do da da da! Bene, basta. 2000 piegamenti. Ora. Bene, direttore. Siamo pronti? I ragazzini dove sono? Scendono subito. Valli a chiamare e facciamola finita. E quei due che ci fanno in giro così a scorazzare liberamente? Ehi, voi due! Buongiorno, direttrice. Buongiorno, un corno. Dovete andare a prepararvi. Sì, stavamo andando, però abbiamo visto qualche cosa che gironzolava intorno al furgone. Abbiamo pensato che fosse un ladro. Gironzolava intorno al furgone? Un ladro? Corriamo a prepararci. L'ombra. Lo penso anch'io. Meglio che vada a vedere se il furgone è ancora in ordine. Anzi, magari potrei metterlo in moto e verificare che non abbiano manomesso i freni e farmi un bel giro del cortile. Oh, per la gallina bianca! Nessuna paura. Vado e torno! Abbiamo piazzato il reattore del tubo di scappamento. Questo dovrebbe innescare la reazione atomica all'accensione del motore. E poi? E poi Dio vedo, proprio. Oddio. Ecco. È vestito da astronauta. Ma gli abbigliamento un po' più consonante. Ecco. Ecco che mette in moto. Ragazzi, sta tornando giù. Oh, l'abbiamo sciacquato? Corriamo a vedere. Tutto bene, commissario? Commissario? Benissimo, grazie. Per qualche accidente è esploso il motore, ma in compenso sono atterrato sul mio obiettivo. L'ombra! Già, l'ombra. Finalmente scopriremo chi è. Bene, siamo alla conclusione. Ma chi è l'ombra? Ci sono tre possibilità. Potete scegliere quella che vi piace di più. Ecco le alternative. La maestrina dalla penna rossa! Sì, sono io. Stavate rovinando lo sceneggiato più bello della storia della televisione italiana. Non potevo permetterlo. Maledetto Maigret!
Ma poi tu che c'entri? Ma signora Maigret! Sì, maledizione. Volevo darti la lezione che ti meriti, stupido idiota. Sono 20 anni che mi dai il tormento. Sono arcistufa. Ne sono dolente, ma per forza di cose adesso io e lei dovremo rimanere un po' alieni. È in arresto. Ebbene sì. Il produttore! Ho fatto il possibile per evitare questo scempio. Ho cercato di difendere la bellezza e la cultura. E questo è stato troppo. Davvero troppo. Beh, amico, non posso darti torto. Abbiamo fatto un po' di pazzie, un po' di buffonate, un po' di avventure, un po' di baldoria, questo è vero. Ma per fare a modo nostro della vera fiction. E ora, dalla vera finzione, si torna alla finta realtà. Ma non mi lamento, mi basta sapere che il pubblico è contento.